Ciao, ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Allora, vado a fare questo pane con la forma di cuore, quindi è un semplice pane, niente di che, è semplicissimo con semola rimacinata e un po' di zero, a cui darò poi la forma di cuore. Questa è la mia pasta madre rinfrescata più di 4 ore fa. E procedo così: sciolgo prima la pasta madre con una parte di acqua. Quindi con la foglia la sciolgo per benino, poi ci butto la farina, le farine che ho miscelato e inizio a mettere acqua girando. Quindi ho girato aggiungendo tutta l'acqua piano piano in più volte e una volta che si è attorcigliato addosso al gancio, l'ho tirato fuori, l'ho fatto riposare dentro la ciotola un'ora coperto a temperatura ambiente, un'ora e mezza anche. Dopodiché, vedete, lo tiro fuori sul piano di lavoro, ci faccio queste pieghe in questo modo, così. Sto facendo questo impasto di sera, perché il pane lo voglio fare domani e quindi farò un passaggio in frigo. Ecco, lo rimetto nella ciotola che ho oliato, lo copro e l'ho messo in frigo. E qui siamo al mattino dopo. Io l'ho tirato fuori presto come mi sono svegliata e l'ho lasciato almeno un'ora a temperatura ambiente per farlo acclimatare. Ok. Adesso procedo per fare due giri di pieghe, le pieghe normali a tre. Tra una piega e l'altra faccio passare 30 minuti, naturalmente coperto dalla ciotola stessa. Ok. Allora, finiti i giri di pieghe, eccolo qua, lo prendo, cambio piano di lavoro, mi metto sulla tavola e sto più comoda, perché adesso per fare questa forma a cuore voglio tagliarlo a metà e poi accoppiarli. Vediamo che cosa ne esce fuori. Ci sarebbero anche altri modi per fare una forma a cuore, però io procedo così, l'ho diviso, cerco di farli uguali, adesso controllo un attimino il peso, se serve aggiusto un pochino le parti, altrimenti mi viene un cuore metà più cicciotto e metà più piccolo. Allora, ecco, questo pezzetto lo metto di qua, perché era un pochino più grande. Quindi allargo un pochino, adesso lo arrotolo anche un pochino perché sennò la semola sapete che non fa molti, molti alveoli, quindi dobbiamo aiutare un pochino la lievitazione facendo queste pieghe, arrotolando il pezzo. Bene. Adesso dovrò fare la punta e sopra dovrebbe essere rotondo per fare il rotondo del cuore. Vabbè, ragazzi, ci provo, vediamo che cosa ne esce fuori. Vediamo poi il risultato finale. Non è San Valentino, ma domani è la festa della mamma e quindi magari dedichiamo questo cuore alle mamme. La mia non c'è più da un po' di anni, è in cielo, però ce l'abbiamo comunque sempre nel nostro cuore. Ok, vedete, attacco la punta
lo aggiusto un pochino, tanto poi questo lievitazione poi, man mano che lievita, gli diamo una aggiustata con le mani, eh. Ok, ho preparato la carta forno con un po' di semola sotto. Oddio, non è venuto proprio preciso, però vediamo. Vediamo poi il finale. Adesso ci metto un telo addosso per coprirlo e ho preparato già un cuore con la carta forno. L'ho provato già, che poi ci metterò la farina in modo che quel pezzo poi rimarrà senza farina, poi vi faccio vedere. Adesso sistemo bene il canevaccio e lo lascio lievitare almeno 2 o 3 ore, dipende molto dalle temperature, come sapete. A metà strada, vedete, aggiusto un pochino con le mani e insomma mi sembra una parte sta crescendo un po' di più, però pazienza. Una volta pronto, vedete, con la carta forno sopra ci ho messo un po' di farina in modo che al centro rimane il disegno proprio del cuore. Forse ho messo troppa farina, adesso poi la tolgo con un pennellino. E intaglio con la lametta, non molto, giusto per far venire il disegnino del cuore. Ok. E sì, adesso con il pennellino tolgo un po' di farina. Nel frattempo ho acceso il forno con la funzione vapore, con 2 spruzzi di vapore. E una volta raggiunto la temperatura, in forno faccio scivolare con la pala. Poi ho trasferito la carta forno sulla pala e ho fatto scivolare il pane sulla teglia calda del forno. La cottura è come al solito di 50 minuti, da 2,50 a scalare e alla fine ho lasciato 10 minuti a spiffero. Vedete, è un pane semplicissimo senza troppe pretese, giusto per fare qualcosa di diverso. Lo lasciamo raffreddare e vediamo l'interno come è venuto. Intanto il profumo è molto buono. Ecco qua, vedete, come dicevo, anzi sono venuti anche troppo alveoli perché con la semola rimacinata di solito rimane un pochino compatto e morbido dentro, ma vi assicuro che è buonissimo. Bene, amici, vi ringrazio della visione, un ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!